Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo. Cos'era praticamente quello che è appena uscito? Ma se manca più di un mese, ma cosa stai dicendo Fabio? Roba genere. Iniziamo dal principio. Allora, volevo introdurvi prima di tutto alla live che ci sarà il 31-12-2014, proprio la live di Capodanno. Infatti funzionerà in questo modo. Ci saranno questi orari. Partirà dalle 9 in punto del 31-12-2014 e finirà probabilmente all'una o alle 2. Attenzione, non funziona come una live dove voi commentate e io ricommento, perché la live, una volta che l'avrò avviata, andrà per conto suo, cioè ogni tanto arriverò, cambierò l'inquadratura o roba del genere, ma adesso andremo anche a vedere le telecamere, perché ne abbiamo posizionate veramente tantissime. Quindi, vabbè. Allora, seconda cosa prima di andare a vedere le telecamere. Allora, prima di tutto, ragazzi, attenzione ai commenti perché non sarò lì a controllare sempre i commenti. Quindi, insulti o roba del genere li possiamo anche sorvolare. Però adesso ho preparato anche la live chat in modo che in caso che partano parolacce, roba del genere o anche bestemmie, vengano bloccate immediatamente quelle persone in modo da non creare confusione. Non scrivete neanche in maiuscolo, non fate pubblicità ai vostri canali e roba del genere perché non verranno presi in considerazione. Non per conto mio, perché a me non mi frega sinceramente un cavolo se uno si fa la pubblicità, però YouTube lo vede come spam, quindi potrebbe bloccare roba del genere. Attenzione, questo video viene riproposto oggi 11 ottobre, ma verrà ricaricato anche il giorno stesso della live, quindi in modo da non perderlo e non capire come funziona il regolamento della live. Troverete poi sul forum il blog completo, l'articolo su come funziona la live, ci saranno tutti i regolamenti scritti, quindi non vi preoccupate. E adesso andiamo a vedere le telecamere. Le telecamere sono 5, come ho detto. Allora, infatti ne abbiamo posizionate veramente tante. Come vedete, questa è quella che dà proprio sul parcheggio, che di solito è quella dove si vedranno più fuochi artificio. E poi ce ne sono veramente tantissime altre che praticamente adesso andiamo a vedere. Allora, la prima è questa qui. Allora, la prima è stata impostata in questo modo. Praticamente qui di solito i parchetti fanno vedere sempre qualche fuoco d'artificio o roba del genere, quindi preferivo tenervela in live questa qui. Poi verrà ricaricata un'altra versione, cioè la versione live e la versione registrata. La versione registrata è come quella dell'anno scorso, verranno riprese da più angolazioni e ovviamente in HD, quindi senza problemi. Andiamo alla 2. La 2 è la panoramica su tutto il cortile, quindi potete vedere proprio il cortile in piena illuminazione. L'unica pecca è che è in bianco e nero questa telecamera, insieme a un'altra telecamera. Però credo che non le utilizzerò mai queste telecamere, solo in caso di sicurezza. Andiamo alla 3. Ok, la 3 è praticamente, come vedete, dà le immagini sul retro. Anche qui molte persone, soprattutto se escono, adesso sì, si vede il mouse, soprattutto se escono da qua si possono notare anche lì molti fuochi d'artificio e fontane, però vedremo tutto se mandarle in automatico o roba del genere. Passiamo all'ultima. L'ultima telecamera dà anche questa sul parcheggio una panoramica un po' completa, un po' vasta, così da avere proprio un'immagine, oltre che avere quella a colori, che tanto credo di utilizzare più questa che questa, quindi avremo proprio un'immagine completa. Comunque, come vedete, avremo proprio telecamere dappertutto. Adesso ne dovrò posizionare delle altre, però avrete proprio le immagini complete poi più avanti, cioè avrete tutto completo. Probabilmente ricaricherò lo stesso video il 31, però adesso vedrò. Io comanderò tutte queste videocamere attraverso un telecomando, o questo telecomando, che posso cambiare telecamera attraverso questo telecomando, oppure attraverso il cellulare, in modo che anche se dobbiamo uscire fuori a cena posso sempre comandare la live. Per il resto, ragazzi, io vi aspetto il 31-12-2014, metteremo anche della musica di sottofondo, quindi non vi preoccupate, non più come l'altra volta che come un pirla ho messo la musica col copyright e quest'anno sto proprio prendendo più musiche possibile senza copyright, in modo che non ci siano problemi. Per
Per il resto io vi ringrazio per aver visto questo video, se avete domande fatele, non vi preoccupate, scrivetele qua sotto e poi ci vedremo anche la live chat prima di Natale, quindi non ci sono problemi, se avete altre domande saremo sempre a vostra disposizione. Dalla Computer Museo è tutto, vi ringrazio ancora per la vostra collaborazione. Ciao!